quella persona meglio sottopagata o che non abbia per niente lavoro? No. No, non ci siamo. Però il mio parere lo posso esprimere. Certo. Che piuttosto che avere un giramento di dita tutto il giorno a casa o in cassa integrazione o avere, diciamo, la famiglia che comunque è umiliante stare a casa, io credo che è meglio stare al lavoro, perlomeno io, se fossi nelle condizioni di una persona che non ha lavoro, preferirei lavorare sottopagato e fare in maniera tale che queste condizioni non arrivano più. Però è un parere personale. Ma certo, il rispetto è tutto parere personale, però rendiamoci conto che in questo sottopagare o il demansionare qualcuno, tu vuoi il miglior servizio al minor prezzo. E dire e preferisco essere sottopagato ma avere un lavoro, io credo, ora tu sei più giovane di me, ma per un lavoratore vuol dire non avere più nessun suo diritto riconosciuto. E ti assicuro che parlo con cognizione di causa, togliamo l'articolo 18, togliamo la malattia, togliamo tutto il resto, cioè togliamo tutti i diritti che avevamo acquisito noi della nostra età, perché io penso che anche tu abbia fatto qualcosa per acquisire i diritti. Togliamoli tutti. No. Allora tu mi devi sottopagare semplicemente perché io devo fornire perché il ribasso non è, come dici tu, non è chi prende l'appalto che ne paga le conseguenze le paga il lavoratore al cui viene comunque abbassato lo stipendio in base alla percentuale del ribasso, te lo dico perché non ne paga le conseguenze solo il lavoratore, ne paga le conseguenze anche il cliente a cui viene fatto questo tipo di lavoro, perché come tu sai, non puoi fare così, perché giustamente tu sei dalla parte dei lavoratori come lo siamo tutti. Non sono dalla parte proprio mia, ti parlo di... Certo. Per sottopagato cosa si intende? Sottopagato nei termini di legge o il sottopagato che non vengono rispettati i contratti? Ma sai, il contratto... Perché se il sottopagato rimane nei termini di legge, ci sono comunque dei contratti che dovrebbero avere delle tutele sindacali, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro. Allora risenta in tutto in un altro argomento. Infatti mi sto limitando però perché allora non è la serata adatta. Anche il lavoratore che ragiona, per me il lavoratore è quello che quando decidiamo noi quattro di fare sciopero lo facciamo tutti e quattro. Certo, e su questo guarda. Non è che io si va al lavoro perché accettiamo comunque di essere sotto... No, abbiamo perso anche questo in Italia. Ed è quello che volevo dirti. La famosa coscienza prima era di classe, ora è sociale, perché prima l'operaio e l'impiegato, no, ora siamo tutti prestatori di manodopera. Quindi il sottopagato, sono d'accordo che il dipendente non deve essere sottopagato, però ognuno deve far valere le proprie ragioni. Sì, poi è anche vero quello che dice Michele, perché comunque abbiamo visto delle ristrutturazioni fatte che poi dopo 5 mesi, quindi lì hanno sicuramente sottopagato, ma hanno anche prodotto una qualità pessima. Quindi ognuno deve fare la propria parte. Una battuta su questo argomento, poi lo chiudiamo a Carlotta, che è l'unica che non è intervenuta dei quattro, poi dopo andiamo oltre. Il momento è leggermente diverso, il momento economico, però, insomma, voglio dire, rispetto ai diritti acquisiti in un momento economico fiorente piuttosto che ora, cioè pensare di mantenere i soliti diritti in un momento come questo, ognuno deve fare la sua parte, tutti siamo lavoratori, Nessuno qui è figlio di papà, cioè non credo, me lo auguro per voi, io no, io le mie cose me le sono inventate come tanti altri, quindi cioè. Cerco di essere brevissima, però sono 3 cose. Sugli appalti, chiudo parentesi, una cosa interessantissima riguardo, io sembro la burocrate che dà leggi, ma è la proposta di legge avanzata dalla CGIL, tra l'altro sposata anche a livello provinciale da tutto il PD, che è la proposta di legge sulla legalità, dove ci sono dentro c'è una riforma, cioè degli inserimenti molto interessanti proprio sugli appalti, ad esempio per evitare sia l'evasione che l'illegalità e che il gioco al ribasso. Quindi questa secondo me è una cosa da tenere sott'occhio. Chiusa parentesi, va bene che il ribasso, come diceva giustamente l'assessore, al ribasso non si deve mai giocare, ecco, però allora non si può fare un discorso che meglio meno diritti che senza lavoro, no, esiste un aggettivo che si chiama dignità e la dignità del lavoro è imprescindibile, dopodiché si può discutere, perché ad esempio io sui diritti acquisiti
parlando, ha citato l'articolo 18, e questo è un tema che qui, se no, stiamo a continuare a fare questo cerino, no, dell'articolo 18. Io all'epoca, nel 2002, avevo 10 anni, mia mamma mi portò a Roma alla manifestazione con Cofferati e Epifani, per cui per me è una roba che mi appartiene, però allo stesso tempo non ci possiamo venire a dire ma abbiamo perso l'articolo 18 perché abbiamo un governo brutto e cattivo. No, l'ha snaturato la Fornero, è stato tolto, ma quello che chi ha tolto l'articolo 18 è la Fornero. Dopodiché è importante, sì, è necessario, sì, si poteva non togliere, sì, però io credo che il tema vero oggi sia capire con quali mezzi tornare a dare sì lavoro con dignità. E per questo ho detto, nonostante io credo il Jobs Act sia una buona riforma del lavoro, ci sono due o tre temi che rischiano, due o tre cose che rischiano di far perdere la dignità al lavoratore. Purtroppo non è la storia del non esistono più padroni, ci sono solo tutti lavoratori, tutti siamo una grande famiglia. No, questa è una storia che ci piace raccontarci, ma significa che allora non abbiamo mai visto una fabbrica. Non funziona così. C'è l'imprenditore e ci sono i lavoratori. I lavoratori vanno a casa, l'imprenditore continua a lavorare. Per cui capiamo, c'è due corrispettivi differenti, tutti dobbiamo uscire da questa crisi a testa alta, però su questo io credo che purtroppo mi trova di ferro, nel senso che credo veramente che non si può giocare al ribasso negli appalti, ma neppure nel lavoro. Cioè il lavoro deve esserci, ma deve essere dignitoso, altrimenti non è lavoro. No, quello che dici, ovviamente ognuno ha le proprie opinioni e ci mancherebbe altro. E non credo, no, spero di non essere frainteso sui diritti dei lavoratori, questo mi dispiacerebbe, però c'è un dato che credo che sia fondamentale. Se il lavoro non c'è, non c'è neanche il diritto. Quindi appunto, bisogna creare le opportunità e poi viene il diritto del lavoratore, perché in tutti i ragionamenti che tu fai, che sono più che condivisibili, non mi fraintendere, ma dai come dato certo uno, che è quello del lavoro. Sì. Perfetto, è qui secondo me che dovresti porre un po' di attenzione, nel senso il lavoro non sempre c'è, capisci? Certo. Un lavoratore autonomo che si alza la mattina alle 6 piuttosto che tribola quanto non lo sa neanche lui, è lui che diritti ha. La gestione, una delle proposte è lo statuto delle associazioni, è proprio per tutelare chi ha partita IVA, lo statuto dei liberi professionisti, per cui mi trovi pienamente d'accordo, perché credo che la legge sulle partite IVA in Italia sia una delle più vergognose, cioè, che esiste in Europa, per cui e meno male siamo riusciti a fermare al 27% l'aumento dell'aliquota, perché è una roba allucinante, per cui siamo totalmente d'accordo. Dopodiché il fatto che si debba migliorare questo, secondo me non implica che si debba peggiorare assolutamente, capito? No, è questo il concetto che io ribatto, non che si dia due cose siamo differenti, in un momento di emergenza, esatto, siamo in un impasse nel quale tutti dobbiamo fare la propria parte e provare ad uscirne tutti insieme. Sicuramente in questi momenti è particolare tutto, chi lavora e chi non ce l'ha, chi lavora da solo, è un momento particolare. Certo. È un momento particolare.